Mister, altri tre punti importanti per la classifica. Oggi questo derby giocato, insomma, dimostrando solidità soprattutto difensiva. Giulianova non avete concesso praticamente nulla. Poi la soluzione a centrocampo nella ripresa via Stivaletta dentro Liguori abbiamo avuto la sensazione che dovesse prendere in consegna Dolce. No, no, no. Abbiamo messo Liguori per cercare di fargli male e ripartire, visto che ci eravamo un po' troppo schiacciati e così non avevamo vinto la partita. Invece con Liguori abbiamo dato un messaggio alla squadra, alla nostra squadra, alla squadra avversaria, che volevamo fare il secondo gol. E l'idea era questa, non di marcare Dolce, perché se devo mettere Liguori a marcare Dolce, allora sinceramente metto un centrocampista con altre caratteristiche. Ho messo Liguori per cercare di attaccare Dolce e di fargli male e di farci correre dietro alle quote. Avete capitalizzato al meglio l'errore del Giulianova, il gran gol di Sansovini, l'ottavo in questa stagione. Sì, ma se vai a vedere, abbiamo fatto gol anche con Romano, perché il gol di Romano è gol regolare, un metro dietro, e quindi noi abbiamo fatto due gol. Però il primo tempo abbiamo sofferto un po' di più, il secondo invece molto meglio, anche perché Stivaletta è arrivato, lo abbiamo messo subito dentro e non era facile farlo entrare così presto nei nostri meccanismi. Dando lo sguardo alla classifica, insomma, cosa possiamo dire oggi? La classifica è bellissima, 40 punti sono straordinari, ma sinceramente non lo riguardo. Io so che è difficile per tutti, certamente adesso mi dicono la Recanatese ha vinto all'80esimo 4-3, 4 gol di Pera, perdeva 1-0, poi perdeva 3-2, quindi qua è dura per tutti. Federico Del Grosso, certo non è facile commentare questa sconfitta, un Giulianova che comunque ha interpretato bene la gara sotto l'aspetto atletico, agonistico, insomma, poi è arrivato quell'errore che è costato caro, Sansovini non ha praticamente perdonato, però analizzando bene la partita forse c'era un calcio di rigore per il Giulianova nel primo tempo. Calcio di rigore c'era il primo tempo, il calcio di rigore poteva esserci anche il secondo tempo su Barlafande che ha riportato anche una ferita sul labbro. È stato ammonito per simulazione. Quando è stato ammonito per simulazione. Questa è la qualità dei nostri arbitraggi, non faccio polemica assolutamente, però è da Però abbiamo tenere. avuto l'impressione che le decisioni mezza e mezza erano a favore del notaresco. No, vabbè, ma non, sai, le decisioni mezza e mezza non, a me non interessano, a me interessano le decisioni dove occorre polso, occorre personalità, occorre una persona che sta arbitrando una gara, che è importante perché è il nostro lavoro, che è capace di saper valutare queste situazioni, cosa che quest'oggi non è stato capace. Mi dispiace per lui, ma a parte questo, andiamo alla gara. Giulianova ha interpretato la gara nel migliore dei modi. L'approccio è stato molto aggressivo, non ho visto da parte del notaresco tutta questa supremazia, anzi, secondo me a tratti è sembrato anche molto meno pronto dei miei ragazzi. Il secondo tempo si sono messi a 5 perché noi abbiamo premuto l'acceleratore, chiaramente volevano difendere nel migliore dei modi il vantaggio, tra l'altro venuto da una nostra ingenuità, che purtroppo non è che un incidente di percorso purtroppo può capitare a tutti, è capitato al nostro capitano, che figuriamoci, un giocatore che non lo scopriamo di certo noi, quindi non mi attacco a queste cose perché sono cose che possono succedere. Però purtroppo sono stati bravi a finalizzare l'unica palla gol, a parte quella traversa, quel tiro da 30 metri, che noi abbiamo creato diversi calcio d'angoli, diverse trame di gioco che poi potevamo sviluppare per andare in porta.